prima cosa andiamo a pulire i nostri funghi. Io li sciacquo in questo modo molto velocemente per andare a togliere la terra in eccesso e pulirli anche. Poi li metto dentro uno scolapasta a asciugare. Il porcino invece non lo bagno, non gli faccio prendere l'acqua, ma lo pulisco delicatamente dalla terra. Il fungo porcino lo pulisco bene anche sotto in questo modo e lo divido tra gambo e cappello e lo taglio in questo modo. Finferli, o meglio conosciuti come galletti, non li taglio col coltello ma con le mani, in modo da preservare le fibre che caratterizzano questo buonissimo fungo. Ora sono pronto per portare tutto in padella. Il cappello del porcino lo cuocio e lo tengo da una parte. Passati 2-3 minuti, avvenuta la tostatura, posso sfumare con il vino bianco. Mentre il risotto va, faccio la crema di mandorla. 50 g di farina di mandorle, 35 ml di latte di soia, comincio a frullare e aggiungo a filo 50 g di olio di semi. Quando sono passati 10 minuti di cottura del risotto, aggiungo i funghi che precedentemente ho saltato, fino a ultimare la cottura. Passati 16 minuti di cottura totali, vado a incorporare la crema di mandorle e vado a mantecare per bene. Aggiungo un po' di lievito a scaglie e vado a ultimare la cottura. Che risotto, ragazzi, perché risotto senza burro non si può fare, non credete? Questo è un risotto veramente da competizione. Fatelo, mi raccomando, provate questa prelibatezza, è veramente un piatto eccezionale, un primo fantastico, pochi semplici ingredienti, i passaggi un pochino complicati, ma ne vale la pena. Provatelo, mi raccomando, e fatemi sapere cosa ne pensate. Ora adesso vi saluto, vi ringrazio per aver visto questa mia nuova ricetta, vi do appuntamento alla prossima, continuate a seguirmi, iscrivetevi se non l'avete fatto e commentatemi. Ora io me lo mangio tutto, vi saluto, alla prossima video ricetta. Ciao!